Vice Sindaco Fossati oggi in Consiglio Comunale ha presentato un progetto di riqualificazione delle case parcheggio di Via Erenti. Se ci può spiegare, insomma, nel dettaglio che cosa prevede questo progetto. Sì, abbiamo ritenuto che in un quadro di investimento così massiccio, quale quello che andiamo a chiedere rispondendo a questo bando, ci fosse attenzione anche al tema sociale, che voi ricordate era uno dei cinque temi della campagna elettorale, no? La città pulita, viva, sicura, prospera, ma anche solidale. Quindi l'intervento sulle case parcheggio, un termine che non mi piace, che è svilente, credo, sia per la funzione che ha quell'immobile, sia per chi la vive. È un immobile di proprietà comunale dove nelle intenzioni era nata per dare risposta a esigenze temporanee abitative di chi fosse in difficoltà abitativa. Di fatto poi l'utilizzo è diventato quasi definitivo, queste assegnazioni si tramandano di generazione in generazione, di famiglia in famiglia, e quindi ha perso la sua funzione originaria. È un immobile che presenta un certo degrado sia dal punto di vista edilizio, sia dal punto di vista sociale, del contesto generale. Le vostre cronache lo dicono spesso, situazioni di tensione, di insicurezza, e quindi bisogna, senz'altro un quadro su cui bisogna intervenire veramente per riqualificare. Quindi sì, l'idea è quella di ristrutturare completamente questo immobile, facendolo diventare dal punto di vista energetico moderno, più efficiente, quindi con minori costi anche di gestione, e poi riportarlo, una volta completamente ristrutturato, alla sua funzione originaria, cioè di dare risposte a esigenze temporanee di chi provvisoriamente ha perso la casa o ha difficoltà a trovarla. Il comune avrà 30 appartamenti, perché sono 30 appartamenti, una struttura molto importante, avrà gli strumenti per dare risposte a queste esigenze. A quanto ammonta il finanziamento che avete chiesto? Allora, la completa ristrutturazione, il nostro computo metrico è di 1.750.000 euro, tutto compreso, IVA compresa, spese tecniche comprese. Viene praticamente tutto coperto dal bando, verrà, se accolto il bando, a carico del comune c'è soltanto la progettazione definitiva che costa circa 20-30.000 euro, quindi la compartecipazione del comune sarebbe minima rispetto all'importo generale erogato. Grazie. Grazie a voi.